Per quanto riguarda l'università, tutto a posto, cioè le lezioni, riuscite a farle e tutto, quindi. Sì, allora io adesso in realtà un esame l'ho già dato che è diritto e ho finito con quell'esame lì, che era il più importante perché erano 12 crediti, quindi era tostino. Adesso devo fare, pensavo di avere un parziale, in realtà non lo avremo, e mi mancano due esami, li sto preparando, però io conta che ho gli appelli a fine maggio. Cioè io in teoria a giugno avrei finito se riesco a fare tutto il primo appello. Quindi dai. Ce la dovrei fare. Proprio Spero. su questo volevo passare alla perché Parma e cosa ti ha lasciato Parma, appunto, cosa ti ha portato a scegliere Parma. Ok. Beh, allora, intanto Parma in realtà non è stata una scelta così immediata, diciamo, non era tra le città che avevo preso in considerazione. È stata un po' una scoperta perché ero abbastanza in crisi durante la scelta del percorso di studi, perché comunque mi piaceva il settore del cibo, mi piaceva il settore dell'enogastronomia, perché era molto particolare, era un ambiente che univa le persone, però non è che ci fossero tanti, tanti sbocchi. E nulla, una sera, un compleanno, una ragazza della mia età, che però era già all'università perché aveva fatto insomma 4 anni anziché 5, mi ha raccontato di questo corso e mi è piaciuto un sacco. E io poi sono andata alle giornate aperte a Parma e nulla, mi sono innamorata subito. Mi è piaciuta tantissimo anche perché Parma è una città piccolina, a misura d'uomo, con tanti vicoletti, tanti localini tipici, tanti, tanti spazi verdi e a me piacciono, cioè è proprio la città che fa per me, insomma. In più c'era il corso che mi appassionava e quindi ho deciso che era lì il posto dove volevo stare. E invece per quanto riguarda, diciamo, sei riuscita subito a trovare dove vivere e quindi con chi vivi, se i prezzi sono alti, non lo so, e magari anche lato, non lo so, se vivi in appartamento oppure se vivi negli alloggi universitari, anche il lato degli alloggi universitari mi interessava per magari, insomma, chi è interessato, ecco. Allora, in realtà trovare l'appartamento è stato abbastanza difficile per me, nel senso che io avevo iniziato a cercare sui gruppi Facebook. I prezzi di Parma non sono altissimi come quelli, ad esempio, di Padova, sentendo persone che vivono lì, quindi diciamo che erano abbastanza accessibili come prezzi, però le case magari non sono sempre bellissime oppure erano scomode rispetto a dove dovevo andare io in università. Quindi è stato un po' complicato all'inizio perché non conoscendo la città non sai mai dove andare e devi un po' imparare, insomma, muovere. In realtà poi avevo trovato un posto, era vicino, intorno a Ferragosto, insomma, avevamo trovato finalmente questo appartamento. No, che 2 settimane prima di iniziare i corsi, perché io a settembre inizio le lezioni, quindi è abbastanza presto. Questa signora mi chiama e mi dice che l'appartamento voleva tenerlo per il figlio e quindi non era più disponibile. Panico, ovviamente, e per fortuna sono riuscita a ritrovarne un altro, anzi molto più bello, molto più comodo. Quindi io adesso sto vivendo in appartamento, ho una stanza singola e siamo in 4 ragazze in casa. Secondo me è una bella scelta, perché l'appartamento ti permette di renderti più indipendente, imparare a vivere da solo, gestirti le tue cose, quindi è decisamente una cosa che consiglio. In caso ci sono comunque gli studentati o comunque le strutture messe a disposizione dell'università, anche quelle sono molto belle, sono tante, ho notato, e sono proprio in vari punti della città, perché anche le stesse facoltà sono dislocate in varie zone. E quindi anche gli studentati sono magari più vicini alla facoltà di, non lo so, economia, alcuni più vicini a quelli di veterinaria, che sono le. Quindi sono molti, sono anche molto belli da quanto ho visto dalle foto. E in realtà anche con la borsa di studio si può accedere a un pagamento, diciamo, un pochino più agevolato, cioè i prezzi sono un pochino più bassi se riesci a rientrare nelle fasce della borsa di studio. Quindi cercano molto di agevolare gli studenti, ecco, per quanto possibile. Certo, e invece per quanto riguarda, diciamo, l'organizzazione dell'università, e mi pare di aver capito cercando un pochino
che è una cosa, una caratteristica del tuo corso. Per quanto riguarda le lezioni, aule studio, non so, rapporti con i professori e tutta quella parte lì, in particolare le lezioni, da quel che ho capito, si sviluppano su 3 giorni, i primi 3 giorni della settimana, in modo tale da lasciarti di studiare a mano, magari pendolare e tornare durante il weekend, così. Sì, infatti una cosa che mi è piaciuta fin da subito, e è stato, non ti nascondo, un motivo per cui ho scelto anche questo corso, è proprio il fatto che, almeno per quel corso che faccio io, sia Food System, e penso anche per la facoltà di economia, si facciano le lezioni solo 3 giorni. E questa è veramente una manna dal cielo, perché in realtà sì, sono 3 giorni intensi in cui stai tutto il giorno in università, però c'è anche da dire che sono 3 giorni e basta, quindi agevola molto i pendolari, quindi chi fa avanti e indietro da altre città, magari fuori Parma, agevola molto chi vuole lavorare, che quindi può in realtà organizzarsi e fare lavori su turni anche il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica. E secondo me è tanto utile anche per lo studio, perché comunque tu sei molto concentrato i primi giorni della settimana, e poi verso la fine della settimana normalmente senti la stanchezza. Quindi diciamo che evitiamo la stanchezza degli ultimi giorni, siamo molto più concentrati. Ovviamente dall'altra parte sono intensi, perché sono tutto il giorno, io di solito sono in università dalle 9 alle 6, dalle 9 alle 4, quindi è bello intenso, insomma, sono ore piene, non è che abbiamo buchi tra una lezione e l'altra. Però ne vale la pena ed è una cosa molto interessante. È utile, secondo me dovrebbero applicarlo un po' in tutte le varie facoltà e università. Per quanto riguarda invece le aule studio, sono diverse, le aule. Non sono grandissime in realtà, ma anche perché Parma comunque è una città piccolina, il centro universitario non è grandissimo. Però sono ben fornite comunque, hanno dei bei tavoli, del servizio internet, quindi sono abbastanza accessibili, e sono anche queste dislocate in tutti i vari locali, posti della città. Quindi è comodo, perché in realtà puoi andare in un punto e hai vicino una biblioteca o un'aula studio quasi sempre, quindi quello è una particolarità molto utile, cioè non c'è un blocco unico in cui ci sono tutte le facoltà, in cui trovi tutte le biblioteche. È un po' sparso, insomma. Invece per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di approfondire di, non lo so, quindi eventi all'interno proprio dell'università, possibilità appunto, visto che anche il tuo corso di studi si presta molto ad approfondimenti sull'alimentazione, sugli sprechi e cose così, Sì. anche magari lato professori, cioè si ti danno la possibilità magari con dei progetti di interagire con loro per approfondire alcune tematiche. Sì, allora, questa cosa è molto interessante, perché mi ha colpito tantissimo già nel primo semestre il fatto che durante un corso di economia aziendale, fossero state proposte diverse, come dire, conferenze o comunque diversi incontri con dei responsabili di alcune aziende nel settore alimentare. Ad esempio, abbiamo fatto un incontro con la Parmacotto, con Delicious, quindi diverse imprese che operano nel settore alimentare e per quella materia che era economia aziendale hanno spiegato in pratica cosa noi stavamo studiando, in sostanza. Ed è stato molto utile. Con diritto, in questo semestre, diritto agroalimentare, avremmo dovuto anche lì fare delle visite in piccole realtà locali di produttori, anche per il grana padano, per il prosciutto di Parma. Però purtroppo con questa emergenza è saltato tutto, ma diciamo che le iniziative sono molte, che vengono dai professori per stimolare gli studenti ad approfondire, insomma, quello che stanno studiando. Poi, come dici tu, il mio settore è un settore molto specifico. Parma è il centro un po' uno dei centri, insomma, del cibo per quella che è l'Italia, e quindi in realtà sarebbero state molte le iniziative. Purtroppo, ecco, è un po' saltato tutto quanto in questo periodo. E anche l'università offre diversi incontri di approfondimento, oppure diversi interessi, insomma, ad esempio le lingue.
c'è il centro linguistico dove si possono frequentare dei corsi particolari, e anche Parma come città si sta concentrando molto su quello che è il settore alimentare e soprattutto la sostenibilità, il settore della sostenibilità e della produzione, insomma, più consapevole degli alimenti. E invece per quanto riguarda, diciamo, Parma città, non tanto il punto di vista degli eventi, cioè degli eventi a livello, diciamo, di approfondimento, ma più come luoghi da visitare, com'è la vita in città, le possibilità di divertirsi, quindi la movida degli studenti universitari e questo aspetto un po' più divertente, diciamo. Ok, beh, allora Parma, come dicevo all'inizio, è una città piccolina, non è grandissima, è una città molto tranquilla e con tante aree verdi, quindi principalmente a Parma ci si muove tanto, si va tanto in bici, ci sono comunque dei punti storici, c'è ad esempio un battistero molto bello e anche un palazzo con una biblioteca bellissima, tutta in legno, molto antica, e come dicevo prima, appunto, spazi verdi, quindi dei parchi molto, molto ampi, con magari degli orti botanici. Ad esempio ce n'è uno che è proprio l'orto botanico in via Farini, che è in centro, quindi in mezzo alle case tu hai questo spazio verde, questo angolino, entrata libera, dove veramente tu puoi andare lì anche a studiare e ti perdi perché è pieno di piante con la luce che filtra, quindi bellissimo. E poi vabbè, come dicevo prima, è pieno di vicoletti, di piccoli localini, osterie, che sono un po' anche il centro della movida, ecco. Non ho notato queste grandi discoteche, ma si tende principalmente o andare in piccoli locali dove prendi un bicchiere di vino, stai in piedi oppure ti muovi addirittura per la città parlando con gli amici. Oppure ho notato che, diciamo, la vita universitaria notturna si concentra più nelle case, cioè si preferisce magari stare in casa e chiacchierare, magari bere qualcosa assieme, anche perché essendo molti universitari, ognuno ha il suo appartamento, quindi si è molto più liberi, insomma, rispetto a stare in casa con i genitori. Per cui ecco, questa è una particolarità che a me personalmente piace molto. Per come sono fatta io, il vivere, diciamo, la vita notturna, la movida in maniera un pochino più intima a casa di amici o in localini, la preferisco forse alle grandi discoteche, ecco. Certo che è anche la parte più bella in cui si sviluppano, diciamo, le relazioni meglio, perché sai, in discoteca sì, ti diverti, balli, ci vai una volta ogni tanto, però non hai quella possibilità di conoscere una persona, di parlare, di confrontarti, anche in chiave ludica, però molto più tranquillamente, insomma, davanti magari a bere qualcosa o comunque una serata in compagnia tra amici a casa di qualcuno. E invece mi Sì. interessava. No, dico, ti senti molto più libero di mostrare quello che veramente sei. È un'occasione in più per comunque conoscere anche altre persone. Io, ad esempio, ho conosciuto un sacco di compagni di corso uscendo in giro per il centro oppure andando a bere qualcosa in appunto questi locali un pochino più piccoli, delle osterie che insomma tutti conoscono bene o male. E li conosci lì più che in aula, ecco. Certo, e poi mi interessava un altro aspetto che mi hai accennato quando abbiamo parlato prima di questa chiacchierata, del fatto che tu lavori oltre a studiare. E quello secondo me è un aspetto interessante perché non è vero che non si può studiare e lavorare, e è un aspetto che ti fa crescere molto, cioè anche a livello personale. Sì. Allora, io in realtà ho iniziato a lavorare dalla terza superiore perché, insomma, volevo avere un pochino di indipendenza economica, volevo viaggiare e non mi andava di dipendere dai miei genitori. Quindi ho iniziato a lavorare come cameriera e lavoravo principalmente il weekend. E adesso, quest'anno, ho cambiato lavoro, sono in reception in una palestra di Villafranca e anche lì lavoro il weekend. Quindi posso con certezza dire che si riesce a studiare e a lavorare allo stesso tempo. Ovviamente dipende molto dalla persona, da quanto questa persona è organizzata e da quanto questa persona si sente anche pronta di aggiungere un impegno in più e una responsabilità in più nella propria vita, insomma. Però non è una cosa così lontana, perché alla fine di contratti che ti permettono di lavorare mentre stai studiando ce ne sono molti.
principalmente sono quei lavori che ti prendono il weekend e comunque sono lavori abbastanza semplici e per cui non è necessario insomma partire da un lavoro che sarà il lavoro della tua vita. Alla fine, all'inizio ti serve un lavoro che ti permetta di guadagnare un pochino, di entrare già nel mondo del lavoro, quindi di imparare a sottostare a delle regole precise, ad avere delle responsabilità precise. Ad esempio, adesso io in palestra mi devo occupare dell'apertura e della chiusura dell'intero centro, quindi capisci bene che sembra una stupidaggine quando in realtà non è soltanto apri la palestra con le chiavi, ma è anche prepara tutto quello che serve al cliente quando entra. È una grande responsabilità che ti viene data. E poi lavorare significa anche comunque imparare a delle piccole abilità che poi ti serviranno nel tuo lavoro futuro. Imparare a organizzarti, imparare a, soprattutto se è un lavoro con clienti, a gestire le tue emozioni, alle parole giuste da usare, al tono. Secondo me è proprio un passaggio che ti serve per essere più adulto, più consapevole, così che quando entri veramente nel mondo del lavoro non ti senti fuori luogo, ma hai già, diciamo, delle piccole abilità che ti permettono, insomma, di ambientarti più facilmente e non aver paura a sbagliare. Ecco, quindi è Perfetto. assolutamente Poi possibile. un altro aspetto, dicevo, è il fatto di poter essere autonomi, di potersi almeno gestire le proprie spese. Se voglio andare, se voglio uscire una sera in più, non devo chiedere niente a nessuno perché comunque posso farlo. E poi magari anche contribuire, perché no, a, non so, pagarmi la casa piuttosto che la spesa, se nel tuo caso, perché comunque è una bella spesa annualmente. Sì, assolutamente, anche perché conta che l'appartamento, oltre all'affitto, ci sono anche le spese delle utenze, i mezzi pubblici che fortunatamente a Parma funzionano molto bene, ci sono anche lì delle agevolazioni per gli studenti, però è anche vero che comunque se vuoi andare in bus devi pagare il biglietto o l'abbonamento annuale, insomma l'università la devi pagare, quindi avere un tuo lavoro non solo è una crescita personale, però credo che sia proprio utile a tutti per imparare a gestirsi anche a livello finanziario. Dovrei per insomma, tutta la vita gestire dei soldi e imparare a guadagnare e in parte risparmiare per quello che sarà poi il tuo futuro, e in parte insomma gestire per le tue spese e interessi personali. Quindi quello è molto utile. E in realtà vivere da sola mi sta aiutando tanto anche in quello, perché comunque quando vai a fare la spesa da solo ti rendi conto di quanto effettivamente costano le cose e inizi anche tu a dare un valore ai soldi, a quello che compri. Non lo so, 5 euro vale la pena spenderli per quell'oggetto lì, ma magari per altro no, perché non mi va di chiedere ai miei genitori, quindi devo contare sulle mie risorse. Ed è appunto una cosa che ho trovato molto utile e ti spinge un po' anche a stare più attenta a quello che fai. A non andare a fare la spesa magari ogni giorno, ma fare una spesa grande e organizzarti poi la settimana, proprio perché hai i tuoi soldi e sai che non li vuoi usare tutti subito, ma li vuoi tenere anche per altro. Quindi è diciamo un'attività che sicuramente implica dei sacrifici e io ho notato che molti ragazzi tendono a evitare di lavorare perché si ha paura di non avere più tempo per uscire con gli amici, si ha paura insomma di rinunciare alla festa, a molti insomma aspetti che sono tipici di un ragazzo ancora adolescente, però alla fine ci guadagni poi nel lungo periodo e ti servirà sempre insomma per la vita. Certo, invece volevo chiederti una cosa un po' particolare, cioè qual è la difficoltà più grande che hai incontrato entrando nel mondo del lavoro e magari che dopo è diventata un tuo punto di forza di cui vai particolarmente orgoglioso? Per chiudere un po' questa parte di Allora, chiacchierata per poi passare al top. la difficoltà più grande. Ok. Allora, mi senti? Perché Sì, ti sento. ti ho perso. Ok.
Allora, la difficoltà più grande è stata in realtà quella di accettare le critiche degli altri. È stato molto difficile perché io ho iniziato a lavorare come cameriera e io ho sempre odiato il lavoro di cameriera, sempre. Quindi iniziare con un lavoro che magari non ti piace tantissimo, già lì fai fatica perché non sei molto abile, insomma, in quel lavoro. Però ho fatto tanta fatica a accettare la critica, accettare il fatto che dovessi migliorare così tanto, che non fossi in grado di avere dei risultati subito, perché quando studi bene o male devi ripetere, devi partire insomma da delle azioni basilari che sai sempre fare, quindi bene o male c'è chi ci arriva prima e chi ci arriva con un po' più di lentezza, però insomma a ricordarti i concetti non ci vuole questo grande sforzo. Invece imparare un lavoro proprio dall'inizio richiede tanta tanta attenzione e tante critiche anche da parte degli altri. E a volte possono essere un po' distruttive, dipende dalla persona. Per fortuna ora, diciamo, sono principalmente costruttive come critiche, insomma. Però non è sempre facile accettare che qualcun altro ti dica che non sai fare nulla, che comunque hai tanto da lavorare prima di arrivare a un lavoro ben fatto. E quello è molto difficile, secondo me, non è per nulla semplice.